Non chiedevano la luna, ma soltanto degli autovelox e delle telecamere per sanzionare quei furbetti che in via Trave sfrecciano continuamente ad alta velocità. Invece hanno ottenuto qualcosa di ben diverso. Nel tratto antistante la palestra, il comune ha realizzato e concluso una prima parte di interventi che hanno portato di fatto al restringimento della carreggiata. Venerdì scorso sono terminate le prime modifiche del tratto in questione su via Trave. Chi proviene dalla zona mare deve dare la precedenza a chi viene da monte. Un intervento che nell'ottica dell'amministrazione comunale doveva servire a ridurre la velocità di auto e moto all'interno di un centro abitato, ma secondo i residenti della via il nuovo progetto sta creando soltanto disagi. Nel giro di pochi giorni, raccontano ai nostri microfoni, è accaduto anche un incidente. Il nostro obiettivo è stato quello di mettere una telecamera, è l'unico rimedio. Questo non è un progetto, secondo me è un aborto. C'è solo un piccolo vantaggio, che vengono giù meno macchine che girano e non possono più girare a sinistra della via di Villa Tombari. L'unico, altrimenti è una tragedia. Nessuno che dà la precedenza, e i motorini ti offendono se attraversi anche sulle strisce pedonali. Sono un pericolo costante, la velocità da mezzanotte alle 2 è incredibile. E già ci sono stati i primi incidenti, diceva. Sì, ci sono stati molti incidenti, alcuni per miracolo. Diciamo che circa un mese fa, per un pelo, il marito e la figlia non subiscono un incidente pazzesco dalla velocità di alcuni personaggi, di alcune moto. È un disastro, siamo peggiorati al 1000 per 1000, perché la gente non rispetta la segnaletica, oltre che essere un progetto penoso, perché quando c'è stato il comitato, noi facciamo parte del comitato, avevamo semplicemente chiesto le telecamere, un autovelox, qualcosa che potesse indurre le macchine che passano a velocità molto sostenuta a ridurre la velocità, perché questo è un centro abitato, ci sono bambini, ci sono anziani, c'è una palestra molto frequentata. Invece alla gente non gliene frega nulla. Non gli ha fregato niente nemmeno al comune, perché ha peggiorato la situazione e niente, è veramente il delirio. Hanno distrutto i New Jersey pur di passare, assistiamo tutti i giorni a urle, scene che pur di passare l'uno con l'altro, e c'è la segnaletica perché c'è, non viene assolutamente rispettata. Qui c'è il rischio che succeda qualcosa di catastrofico prima o poi. Noi dobbiamo entrare dentro casa, uscire dentro casa con i bambini, tutto quanto è un problema, ti portano via anche in bicicletta. Tutto si racchiude in questa parola, il senso civico che non esiste. Di notte è Indianapolis, di giorno è ancora peggio.